Ciao, benvenuti su Resin Plant TDS, il canale YouTube di Resin Plant dedicato alle caratteristiche tecniche, Technical Data Sheet appunto. In questo video vi mostrerò una differenza tra un tessuto in fibra di vetro e un tessuto in carbonio. Non sarà una dimostrazione prettamente scientifica perché non ho gli strumenti necessari qui nel laboratorio. Anche se comunque spero di ritornare in futuro su questo argomento per potervi far vedere altre caratteristiche che differenziano questi due tipi di tessuto. In quanto ho praticamente sottoscritto un agreement con l'università e i laboratori del CERN per lo sviluppo di una resina particolare e quindi nell'occasione, se avrò l'opportunità, vi farò vedere anche altre differenze appunto tra questi due tessuti. Ma torniamo a noi. Avrete sicuramente sentito parlare spesso di carbonio. Ad esempio, un telaio della Formula 1 in carbonio, oppure il telaio di una bicicletta. Fondamentalmente, per quale motivo si utilizza il carbonio? Perché in sostanza riusciamo a creare dei manufatti molto leggeri e con una rigidità strutturale elevata. Prima però di addentrarmi e andare a vedere appunto una delle differenze tra il tessuto di vetro e il tessuto di carbonio, voglio parlarvi di alcune cose che generalmente sentiamo associate alla parola carbonio. Avrete sicuramente notato che quando si parla di carbonio si sente generalmente associata anche la parola cottura oppure post-cottura o infusione. Ma cosa sono esattamente queste pratiche? Andiamo quindi a spulciarle per cercare di capire in cosa consistono queste tecniche e per quale motivo ovviamente si utilizzano. Partiamo ad esempio dalla cottura, ma facciamo un piccolo passo indietro. Quando noi andiamo a miscelare la parte A, quindi la resina, e la parte B, l'indurente, che cosa vogliamo fare fondamentalmente? Vogliamo cercare di unire, andando a miscelare, schiando bene i fondi e il fondo, andiamo praticamente a cercare di unire, di avvicinare quanto più possibile le molecole della parte A e della parte B, in modo che possano unirsi, aggregarsi, per formare appunto la lunga catena polimerica che darà poi struttura alla nostra, al nostro manufatto o al nostro oggetto in resina. E fin qui tutto ok, ma la cottura o la post-cottura che cosa c'entrano? Ebbene, come sapete, quando andiamo a riscaldare, quindi ad apportare calore a qualsiasi materiale, sia liquido, solido o gassoso, non facciamo altro che andare ad aumentare la cinetica delle molecole. In sostanza, con il calore, le molecole si muovono molto più velocemente. Quindi che cosa accade nella nostra resina se noi la andiamo a cuocere o a fare a posteriori la post-cottura? Praticamente andiamo a creare la condizione ideale perché le molecole, muovendosi molto più velocemente, hanno molta più possibilità di incontrarsi tra loro e quindi di formare la lunga catena polimerica. Ma non solo. Le molecole con il caldo, muovendosi più velocemente, andranno anche ad aggregarsi, ad unirsi in maniera molto più veloce. Ed è per questo che quando andiamo a cuocere la resina, che sia una colata, una stratificazione o un manufatto, praticamente accorciamo i tempi di indurimento della resina. Perché appunto con il calore le molecole si sono mosse più velocemente e quindi si sono unite molto prima. Ma quindi questa pratica vale solo ed esclusivamente se utilizziamo il carbonio? No. Possiamo praticamente cuocere qualsiasi manufatto in resina. Sia esso semplicemente una colata, quindi una colata in uno stampo, oppure un oggetto con la resina caricata con delle cariche strutturali, ad esempio, oppure un manufatto stratificato. In sostanza, andando a cuocere la resina, riusciamo praticamente a ridurre i tempi di polimerizzazione. Ma non solo. Andando praticamente a cuocere la resina, andremo ad arrivare a quelle che sono le massime caratteristiche per cui quella resina è stata progettata. Mi spiego meglio. Quando noi misceliamo appunto la resina, la coliamo in uno stampo oppure andiamo a stratificare, vedremo che il giorno seguente, ad esempio questa più o meno è la tempistica delle resine che si utilizzano in questo settore,
vedremo praticamente che il giorno dopo ci sarà un indurimento apparente. Il pezzo non sarà ancora perfettamente solido, ma comunque la resina avrà praticamente un indurimento apparente. Generalmente si parla di polimerizzazione completa dopo 7 giorni, ma in realtà non è anche lì una polimerizzazione completa, a meno che noi non abbiamo cotto la resina. Ma se non cuociamo la resina, comunque, anche se si parla di polimerizzazione completa, in realtà non lo è, perché la resina acquisterà piano piano i suoi valori massimi. In sostanza fate conto che sia una specie di curva che, arrivata all'apice, praticamente inizierà poi a regredire. Noi praticamente, andando a cuocere la resina, non facciamo altro che arrivare subito sull'apice. Quindi avremo praticamente già la resina al massimo di quelle che sono le sue caratteristiche meccaniche, chimiche, eccetera, eccetera. Ad esempio, se noi realizziamo una colata per fare uno stampo, oppure con la resina caricata o stratificando semplicemente un tessuto, e non andiamo a cuocere la resina, avremo ad esempio un valore di HDT che sarà più basso, non corrisponderà al valore massimo dichiarato dal produttore. L'HDT, Height Deflection Temperature, è praticamente la temperatura di distorsione al calore della nostra resina. Quindi che cosa possiamo fare per aumentare la resistenza appunto al calore? Dobbiamo andarli a creare la post-cottura. Se noi invece non andiamo a cuocere il nostro oggetto, il nostro manufatto, che cosa accadrà? La resina comunque con il tempo ci metterà dei mesi o degli anni, dipende appunto da dove è posto l'oggetto, dalle condizioni ambientali, ci metterà comunque più tempo per arrivare a quelle che sono le sue caratteristiche massime. Quindi quando noi realizziamo un oggetto qualsiasi per colata, solo resina e colore, oppure una stratificazione, e magari dopo una settimana, ad esempio, abbiamo utilizzato un colore scuro e lo esponiamo sotto il sole, oppure iniziamo a utilizzarlo e notiamo una certa flessione, non vuol dire necessariamente che abbiamo sbagliato, perché la resina ancora non ha praticamente quelle che sono le sue massime qualità, sia strutturali, sia chimiche, perché si potrebbe anche rovinare comunque ad esempio la superficie, oppure quelle appunto di distorsione al calore, l'HDT. Quindi fondamentalmente perché quando sentiamo parlare di carbonio sentiamo anche la parola cottura o post-cottura? Perché chi sceglie di realizzare un manufatto in carbonio vuole da subito, cerca da subito quelle che sono le caratteristiche massime che la resina gli può offrire. L'altro motivo invece è abbastanza banale. Se noi vogliamo praticamente lasciare il carbonio a vista, perché il texture è molto bello, praticamente che cosa accade? Come sapete, una superficie scura assorbe maggiormente quelle che sono le radiazioni solari e quindi si riscalda maggiormente. E ovviamente se noi non andiamo a realizzargli appunto una post-cottura oppure una cottura, potremo vedere appunto delle deformazioni, proprio perché l'HDT della resina non ha praticamente il valore massimo, perché non avendo esposto la resina prima a determinate temperature, dal momento che è un materiale termoplastico, praticamente potremo vedere appunto queste deformazioni. Quindi nel caso non andiamo a cuocere la resina e appunto realizziamo un manufatto con un colore scuro, non dobbiamo fargli prendere immediatamente molto calore, cioè non dobbiamo esporlo moltissimo ai raggi del sole, ma dovremmo farlo gradualmente, perché in questo modo comunque la resina nel tempo, piano piano, andrà comunque ad aumentare quello che è il suo valore di HDT, anche se ovviamente non potrà mai arrivare al massimo, perché per arrivare al massimo dovremo creargli una post-cottura. La post-cottura in genere consiste nel porre appunto il nostro manufatto in un forno e far salire la temperatura gradualmente ogni ora, per non creare uno shock termico che potrebbe comunque creare dei problemi strutturali all'interno del nostro manufatto oppure del nostro oggetto. Quindi dobbiamo far crescere la temperatura in modo graduale, tenere la resina, e qui comunque bisogna seguire le caratteristiche tecniche del produttore di quella resina, tenere la resina per un certo numero di ore a 60, 70, 80 gradi, dopodiché scendere sempre gradualmente con la temperatura. E in questo modo il nostro oggetto in resina, il nostro manufatto, arriverà praticamente al livello massimo di HDT descritto dal produttore. E quindi sarà più difficile ovviamente vedere delle deformazioni, perché passando appunto da 70-80 gradi a 120, 130, 140,
non abbiamo fatto altro che alzare appunto il livello di resistenza della resina al calore. Un'altra parola che sentiamo associata al carbonio è l'infusione, la tecnica dell'infusione. Ma in realtà anche qui possiamo realizzare praticamente la tecnica dell'infusione anche quando andiamo a stratificare un tessuto in biassiale in fibra di vetro R. Perché? Perché che cosa ci garantisce l'infusione in sostanza? Ebbene, l'infusione avviene in questo modo. Praticamente c'è della resina che viene aspirata da una pompa sottovuoto e la resina in sostanza, passando attraverso i tessuti o il tessuto, lo impregna perfettamente. Ci sono poi dei tessuti ovviamente di contenimento e, in modo che ovviamente lo vada via, bisogna creare il sottovuoto. E praticamente passando attraverso il tessuto lo impregna nelle giuste proporzioni. Quindi nel caso, ad esempio, del biassiale, mantenendo un rapporto di 1 a 1, oppure nel carbonio mantenendo un rapporto appunto di 1 a 1 o meno il 5%. Quindi non solo ci garantisce in sostanza che non ci siano delle sacche d'aria e quindi non avremo particolari problemi dal punto di vista strutturale, ma ci garantisce anche che il carbonio sia, o il tessuto di fibra E, siano impregnati perfettamente col giusto rapporto. Quindi possiamo comunque realizzare un manufatto in carbonio senza la tecnica dell'infusione? Sì, certo che possiamo. Non dobbiamo, per forza di cose, né cuocerlo, né ovviamente utilizzare la tecnica dell'infusione. Ma se utilizziamo la tecnica dell'infusione, ovviamente il nostro manufatto avrà delle qualità migliori, massime. Ma che cosa possiamo utilizzare per essere sicuri di non avere delle sacche d'aria e di impregnare perfettamente il tessuto in modo che il rapporto non cambi, perché altrimenti potrebbero cambiare quelle che sono le caratteristiche meccaniche. Ebbene, in questo caso l'attrezzo che ci può garantire questo è il rullino frangibolle. In sostanza, quando noi andiamo a passarlo sul tessuto, non facciamo altro che andare a schiacciare eventuali sacche d'aria, portarle fuori e praticamente andiamo anche a creare in sostanza un'impregnazione omogenea del tessuto, proprio per non andare a cambiare quel famoso rapporto di 1 a 1. Vi farò comunque vedere nel video come, perché ovviamente quando noi andiamo a impregnare il tessuto dobbiamo farlo in modo perfetto ovunque. Ma torniamo a quello che è l'argomento del video, la differenza appunto tra un tessuto di fibra di vetro e un tessuto di carbonio. Come vi ho sempre accennato, la resina è semplicemente un legante. Quindi se noi andiamo ad esempio a inserire all'interno della resina delle cariche strutturali, non faremo altro che conferire queste caratteristiche alla resina, quindi la resina acquisterà le caratteristiche strutturali delle cariche. Questa prerogativa la potremo vedere praticamente andando anche a stratificare due diversi tessuti. Infatti, come potrete vedere nel proseguo del video, io non ho fatto altro che miscelare l'RP480, dividerle in due contenitori diversi, dopodiché ho impregnato e stratificato questi due differenti tessuti. E come potete vedere, il tessuto biassiale da 400 in fibra E è molto flessibile, mentre invece il tessuto in carbonio è molto più rigido. Ora, voi ovviamente non potete immaginare la forza che io sto esercitando sulla lastra, ed è per questo che andremo a fare un piccolo test. Come però vi ho accennato sul video, non sarà un test prettamente tecnico, perché non farò altro che appoggiare del peso, il solito peso, per mostrarvi la differenza di flessione o di rigidità dei due diversi tessuti. Se appunto poi ci sarà l'occasione, andremo a vedere quelle che sono invece la resistenza al carico, la resistenza alla compressione, la resistenza chimica, eccetera, eccetera. Quindi, in sostanza, la resina che ho utilizzato è sempre la solita, ma cambia le qualità strutturali del nostro manufatto. Qual altra differenza possiamo notare senza utilizzare strumenti o apparecchiature tecniche? Beh, ad esempio, il suono.
gli faccio sentire il suono di tre strati di 400 di biassiale e il suono della solita lastra, solito peso, con appunto il carbonio, un sandwich con il carbonio e il biassiale al centro. Come sentite, il suono è molto più secco. Generalmente si associa un suono del genere a qualcosa di più rigido. Ed effettivamente è molto più rigido. E questa, ad esempio, è una nota negativa. Perché in sostanza ho creato un sandwich? Perché quando andate a creare qualcosa con il carbonio, essendo appunto molto rigido, potrebbe praticamente spaccarsi se non abbiamo progettato bene il nostro manufatto. E quindi, in questo caso, vi consiglio di aggiungere sempre, di creare un sandwich in sostanza tra le varie pelli e di interporre ad esempio la fibra di vetro, oppure anche, perché no, del Kevlar, tra praticamente i vari strati di carbonio. Andremo praticamente a mediare quelle che sono le caratteristiche dei due differenti tessuti. E questo, a mio parere, è molto importante, perché in sostanza andremo fondamentalmente a fare in modo che il nostro manufatto in carbonio non si spacchi con delle soluzioni strutturali molto forti, perché appunto la fibra di vetro, essendo più elastica, andrà praticamente a conferire al nostro manufatto la sua caratteristica. Bene, ora prima di andare a vedere però come ho stratificato e appunto la differenza nei test, che comunque sarà nella seconda parte del video, voglio fare una piccola riflessione. Questo video sarà stato sicuramente una buona fonte di informazione per chi si sta avvicinando ovviamente al carbonio, in quanto avrà capito praticamente che si può tranquillamente utilizzare il carbonio anche senza la tecnica dell'infusione, senza cuocerlo oppure senza fare poi a posteriori la post-cottura, perché magari non ha gli strumenti oppure perché magari trova il tutto un po' complicato. Ovviamente non potrà pretendere di avere un risultato al top, ma comunque sarà sempre un risultato migliore rispetto all'utilizzo di qualsiasi altro tessuto, ad esempio, non so, tipo poliestere matte, per capirci, magari con l'anima anche in legno. Quindi quando vogliamo realizzare qualcosa di molto sottile e poco flessibile, la cosa ideale è praticamente l'utilizzo del carbonio. E possiamo farlo ovviamente anche senza queste tecniche, perché comunque ci garantirà il risultato, anche se non sarà ai massimi livelli, come appunto utilizzando la tecnica dell'infusione e poi anche la cottura oppure la post-cottura. Ebbene, fino a qui, per chi non aveva questo tipo di informazioni, sicuramente il video sarà stato interessante. Per chi invece queste informazioni le aveva già, perché conosce praticamente il tessuto di carbonio in quanto lo lavora, quali informazioni in più potrà avere da questo video? Vi lascio un'informazione utile, una piccola chicca. Come sapete, quando realizzate qualcosa in carbonio e volete lasciarlo a vista, la resina, con i filtri UV, con il sole, ingiallisce, ma anche con il tempo. E quindi generalmente che cosa si fa? Si va praticamente a verniciarlo o con una resina acrilica oppure con una resina poliuretanica, per proteggere appunto la superficie dai raggi ultravioletti e quindi non avere poi di conseguenza l'ingiallimento, che ovviamente si vedrà. Quindi in sostanza, dopo aver fatto il demold del nostro manufatto, dobbiamo andare praticamente a rifare altre lavorazioni, proprio perché dobbiamo andare a proteggere appunto la superficie. E se invece non vogliamo farlo, possiamo praticamente utilizzare una resina epossidica già alifatica, quindi che non ingiallisce sotto i raggi del sole e oltretutto che può essere immersa per anni in acqua salata. E possiamo utilizzare l'RP500 della Resinplan, che è praticamente una resina alifatica idrogenata pura al 100% e che praticamente può essere immersa in acqua salata per anni senza avere assolutamente alcun problema di carbonatazione sulla superficie, senza opacizzarsi. Oltretutto è anche resistente ad acidi, benzine, gasolio, eccetera, eccetera. Se volete impregnarla stratificando, quindi senza la tecnica dell'infusione, non farete altro che andare a impregnare, a stratificare con questa resina
i primi due layer di tessuto. Dopodiché potete continuare tranquillamente con l'RP480, ma in questo modo avrete praticamente la superficie esterna realizzata con l'RP500, e questo per un discorso economico. Se invece utilizzate la tecnica dell'infusione, potete tranquillamente utilizzare questa resina per creare completamente tutto il manufatto. Perché? Perché è una resina strutturale. Ovviamente vi costerà qualcosa in più perché è una resina lifatica a un costo maggiore, però non dovrete poi andare a fare delle lavorazioni successive. Quindi se il manufatto che abbiamo creato, una volta che abbiamo realizzato il demold, non avrà praticamente errori estetici, non dovrete assolutamente toccarlo, ma semplicemente al massimo lavare le superfici. Spero quindi con questa chicca di aver accontentato anche chi aveva già comunque dimestichezza con queste tecniche, e vi lascio comunque nella seconda parte del video dove vi mostrerò appunto come ho stratificato e la differenza, per chi ovviamente non conosceva la differenza tra il tessuto di vetro e il tessuto di carbonio. Ciao quindi alla seconda parte del video.